Allora, esaminiamo ora la vicenda della Germania tra le due guerre. Come è stato possibile sostanzialmente che la civilissima Germania, la nazione di Hegel, la nazione dei grandi pensatori, la nazione dei grandi musicisti, dei grandi artisti, di Mozart sostanzialmente, di Beethoven, cioè la nazione della grande cultura tedesca ottocentesca, della cultura anche di sviluppo democratico, la nazione di Kant, sostanzialmente abbia prodotto poi questa aberrazione che è stata appunto il nazionalsocialismo e il nazismo. Vediamo quali sono gli elementi intanto storici che hanno determinato questa cosa e lo diremo in tre parti: la Germania, la Repubblica di Weimar, la pronuncia giusta è Weimar, i motivi della crisi economica che portarono a questa condizione e infine il vero e proprio, la fine della Repubblica di Weimar e l'avvento del nazismo, che sono, diciamo, gli aspetti finali di questo racconto. Intanto vediamo cosa era successo. Alla fine, l'ultimo anno di guerra fu particolarmente drammatico per la Germania perché sostanzialmente la nazione era praticamente alla fame. Il blocco navale degli alleati e le condizioni di vita dei tedeschi si erano fortemente aggravate nel corso dell'ultimo anno di guerra. La popolazione era stanca, stremata e chiedeva essenzialmente pace e democrazia. Pace e democrazia perché sostanzialmente era evidente che la condotta della guerra fatta dal Kaiser sostanzialmente, dalla monarchia tedesca, era ormai, diciamo, priva di ogni ragione politica, non aveva più nessuna adesione all'interno del paese ed era chiaro a tutti che la guerra sarebbe andata perduta, nel senso, questo era chiaro al popolo in generale ed era chiaro anche allo Stato Maggiore, e in qualche misura nel paese c'era la consapevolezza che la guerra sarebbe stata perduta, drammaticamente perduta. Proprio nel corso del 1918 si diffonde anche in Germania la propaganda socialista che viene sostanzialmente dalla grande spinta della rivoluzione d'ottobre, e anche in Germania si formano i cosiddetti consigli su invitazione dei soviet, di soldati e di operai che puntano essenzialmente alla costruzione di condizioni rivoluzionarie anche in Germania. C'è quindi una fortissima spinta sociale che culmina il 9 novembre del 1918, quando viene proclamata la Repubblica nel corso di una serie di manifestazioni molto ampie, e il Kaiser Guglielmo II è costretto a fuggire e si rifugia in Olanda. L'11 novembre, appena 2 giorni dopo, viene firmato l'armistizio e viene formato un governo provvisorio con il compito sostanzialmente di portare la Germania a una pace con gli anglo-francesi e gli americani a questo punto, perché sono entrati in guerra l'anno prima, e fare eleggere un'assemblea costituente che porti a una Costituzione repubblicana e a un nuovo assetto istituzionale, un secondo Reich, come viene chiamato, diciamo, dai tedeschi. La parola Reich in tedesco significa Stato. Questo tentativo di costruzione di un assetto repubblicano e costituzionale nuovo è portato avanti essenzialmente dai socialdemocratici. Il suo massimo esponente, Friedrich Ebert, diventa capo di questo governo provvisorio e sostanzialmente cerca di affermare quella che noi possiamo definire come una linea moderata. Sostanzialmente ritengono che la Germania debba diventare una repubblica democratica, quindi con un parlamento democraticamente eletto,
in cui sostanzialmente, quindi i consigli dei soldati e degli operai debbano cessare la loro funzione abbastanza appena saranno eletto il nuovo Parlamento e quindi saranno ripristinati gli organi democratici, hanno in economia una linea moderata, quindi una rivoluzionaria, a cercare un compromesso con il sistema capitalistico tedesco ai fini, diciamo, di determinare una condizione di ripresa economica che consenta anche una maggiore distribuzione alle classi meno abbienti, un compromesso anche con i tradizionali assetti di potere della Germania, in particolare con l'esercito, con lo Stato Maggiore dell'esercito, che in qualche misura è un potere molto forte in Germania, con la magistratura, con la borghesia, con l'alta burocrazia, quindi una linea moderata sostanzialmente che tende a ricostruire le condizioni di una pace sociale. Ora, questa linea è avversata, che è la linea maggioritaria nella socialdemocrazia tedesca, è avversata profondamente da alcune formazioni rivoluzionarie della sinistra tedesca, che sono essenzialmente l'USPD, il Partito Socialdemocratico Indipendente, che si era formato nel corso del 1917, quindi anche qui su una linea massimalista di derivazione bolscevica sostanzialmente, e una corrente all'interno di questo stesso piccolo partito che spedì la Lega di Spartica, detti anche spartachisti, che poi darà vita al Partito Comunista Tedesco, che sarà appunto, che si chiama KPD. Partito Comunista Tedesco. Chi sono gli esponenti principali della Lega di Spartico? Sono Rosa Luxemburg, un'intellettuale polacca di origine polacca, e Karl Liebknecht. Questi sostengono sostanzialmente una linea insurrezionale, fare dei consigli dei soldati, degli organismi rivoluzionari, rovesciare il governo provvisorio sostanzialmente e determinare le condizioni per cui si arrivi rapidamente all'istituzione di una repubblica socialista. Fanno un tentativo nel gennaio, tra il 5 e il 13 gennaio, di insurrezione, a Berlino soprattutto, e qui vengono occupati i principali edifici pubblici, le sedi dei giornali, della stampa, e vengono però, questa rivolta, questa insurrezione, viene duramente repressa dai Free Corps. Chi erano i Free Corps? I Free Corps, o corpi franchi, corpi liberi sostanzialmente, erano volontari di ex soldati, di reduci della guerra, che erano stati organizzati da un socialdemocratico, Gustav Knox, che avevano questa funzione, diciamo, di polizia aggiunta, chiamiamola così, che in qualche misura sostiene in quel momento la politica di ritorno all'ordine. Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht vengono catturati e giustiziati, sommariamente i loro corpi vengono buttati nel fiume, così come numerosissimi altri dirigenti spartachisti. Quindi questa rivolta viene duramente repressa. A quel punto diventa chiaro sostanzialmente l'alleanza tra la socialdemocrazia tedesca e le vecchie classi dirigenti della Germania, un'alleanza che reggerà per qualche anno, una decina di anni, che poi sarà però soffiata quando le vecchie classi dirigenti troveranno, diciamo, la possibilità di tornare a politiche più autenticamente conservatrici, e vedranno poi in Hitler un punto di riferimento. Il 19 gennaio viene eletta l'Assemblea Costituente, e questa Assemblea Costituente, per evitare problemi, si riunisce nella piccola cittadina di Weimar, che appunto sostanzialmente da cui prenderà il nome appunto questa Repubblica. Le elezioni non fanno dell'SPD il partito di maggioranza assoluta, ma il partito di maggioranza relativo. Per governare quindi ha bisogno, l'Assemblea Costituente è stata sostanzialmente costituita da un governo di... eletta con suffragio universale, con suffragio proporzionale, con sistema proporzionale, quindi tanti voti, tanti seggi, viene costituito da un governo di coalizione tra il cosiddetto Zentrum, cioè il centro, composto dai liberaldemocratici del Partito Cattolico e i socialdemocratici. La linea di questi partiti è comune su alcuni punti: democrazia liberale, quindi libertà democratica, Parlamento, Repubblica. Herbert diventa Presidente della Repubblica,
l'Assemblea Costituente nell'agosto del 1919 vara la prima Costituzione Repubblicana. Cosa prevedeva questa Costituzione Repubblicana? Prevedeva che il potere legislativo fosse nelle mani del Reichstag, il Parlamento, eletto con sistema proporzionale a suffragio universale. Poi c'era il Reichsrat, che era il Consiglio federale, che metteva, diciamo, insieme i 17 Länder di cui era formata la Repubblica federale tedesca, cioè dei veri e propri, noi le chiamiamo regioni, ma erano proprio stati autonomi, che in qualche modo trovavano nel Reichsrat il loro punto di raccordo istituzionale, Reichsrat, e poi avevamo questa figura del Presidente della Repubblica. Qui è un punto, diciamo, molto discusso dagli storici, anche dagli storici del diritto costituzionale. Questo Presidente della Repubblica veniva eletto ogni 7 anni direttamente dal popolo, quindi non era un'elezione indiretta dal Parlamento, ma un'elezione diretta. Ovviamente questo dava a questo Presidente una fortissima legittimazione popolare, una fortissima autorità, e nello stesso tempo aveva dei poteri molto ampi. Sceglieva il cancelliere, cioè il capo del governo, che invece rispondeva al Parlamento, e con l'articolo 48 della Costituzione della Repubblica di Weimar, questo presidente poteva addirittura assumere pieni poteri in caso di grave turbativa dell'ordine sociale pubblico, e quindi di problemi di sicurezza pubblica e di disordini, tali che potevano dare addirittura a questo Presidente la possibilità, la facoltà di sospendere, diciamo, le libertà costituzionali. Era questo Presidente anche capo delle forze armate, che rispondevano direttamente a lui. Quindi da questo punto di vista capite perché a un certo punto, nel 1933-34, Hitler riuscirà a prendere il potere e a sospendere tutte le libertà costituzionali. Un altro punto fondamentale che dovete tenere presente è il fatto che la Germania in quel momento è percorsa da un fortissimo problema. La Germania avversaria, come sapete, l'abbiamo visto, è stata completamente umiliata. Lo scopo delle potenze vincitrici era essenzialmente quello di umiliare la Germania politicamente, economicamente. Tutta la questione della riparazione di guerra è drammatica, perché se fosse stata era talmente assurdo, cioè la Germania avrebbe dovuto pagare una parte consistente di quello che oggi noi chiamiamo il suo prodotto interno lordo per pagare riparazioni di guerra, che avrebbe finito di pagare addirittura negli anni 60 e 900. Quindi ciò alimentò il mito che in Germania fu chiamato la pugnalata alla schiena, che sostanzialmente socialdemocratici avessero tradito, e i democratici in generale, quindi anche i liberali, popolari tedeschi, avessero tradito la Germania pugnalandola alla schiena, firmando questo armistizio e poi la pace così umiliante. Tant'è vero che il ministro Asberg, l'uomo che aveva firmato l'armistizio del 1918, fu assassinato in un attentato. La destra tedesca trovò nell'umiliazione di Versailles un alimento particolarmente forte. Vedremo che peso avrà, diciamo, nella politica sia interna che estera di Adolf Hitler quando prenderà il potere. A dopo.